Ciao a tutti, io sono Michele Bonacina e sono un triatleta del Valdigne Triathlon. A che età hai deciso che saresti diventato un atleta? Allora, più o meno intorno agli 11-12 anni ho scoperto il triathlon per caso attraverso una gara in Svizzera che faceva mio papà di corsa a piedi. Il giorno prima c'era una gara per ragazzini di triathlon e è lì che ho scoperto la triplice. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? Ma sicuramente la costanza e l'impegno sia nello sport come poi in tutte le altre cose. Mente e corpo, cosa conta di più per Secondo me è un 50-50, non si può dividere le due cose, perché comunque se va giù la mente ne risente anche il corpo e viceversa, quindi sono strettamente correlati. Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera? Un aneddoto, la mia prima Coppa Europa che ho fatto da primo anno junior e entusiasta chiaramente di andare all'estero a gareggiare e partito bene dal nuoto, ero comunque in coda al primo gruppo e dopo 1 chilometro in bicicletta un irlandese si è scontrato con un inglese e hanno tirato in terra anche me. E quindi è finita lì la mia prima esperienza all'estero, concludendo la gara da solo, in bicicletta, in solitaria, arrivando minuti dopo i primi. Qual è il tuo punto di forza e invece qual è il tuo punto di debolezza? Nelle tre discipline potrebbe essere il nuoto. Comunque nuoto da quando ero piccolo, per cui è una cosa che mi viene probabilmente un po' più facile delle tre. Ci vuole un po' meno a riuscire a rimanere tra i primi, anche con un po' meno allenamento. E una debolezza potrebbe essere che ogni tanto, magari anch'io di testa vacillo un po', nel senso, anche dal punto di vista costanza non è sempre facile mantenere la concentrazione, gli obiettivi, soprattutto durante l'inverno, quindi che ci sono diversi mesi che ci separano dalle gare. Quale consiglio daresti a chi intraprende oggi la tua disciplina sportiva? Allora, di iniziare sicuramente con calma, nel senso non avere subito la smania di fare troppo, perché se si passa comunque dal fare molto poco è una cosa che va fatta un po' gradualmente, non subito di botto, perché si rischia anche di farsi male in certi casi. Cosa ti hanno insegnato i tuoi successi e i tuoi insuccessi? A non mollare, nel senso che quando raggiungi un successo, comunque hai sempre voglia di raggiungerne un altro, magari un gradino superiore. E anche quando invece è magari una sconfitta, una gara che è andata male, comunque rimanere concentrato perché ogni gara, ogni obiettivo è a sé, per cui non è detto che se uno va male, di conseguenza vadano male anche gli altri, bisogna sempre impegnarsi, porsi nuovi obiettivi e seguirli sempre. Un sogno realizzato e uno ancora da realizzare. Ma un sogno realizzato era sempre quando ero junior, mi sarebbe piaciuto fare un podio agli italiani e sono riuscito a fare un terzo posto a un italiano di categoria. E sogno da realizzare è anche lì cercare di andare il più vicino possibile alle prime posizioni, sia a livello assoluto che comunque cioè cercare anche a livello internazionale, vedere se si riesce a portare qualche risultato. Hai una canzone preferita o una colonna sonora che accompagna i tuoi successi? Una canzone preferita in particolare non c'è, ascolto vari generi, non ne ho uno preferito. Diciamo che prima di, non so, di fare le gare o okay, che per cercare un po' di sia distrarmi che concentrarmi, tendenzialmente magari mi metto anche solo uno spezzone di un film, così almeno stacco, guardo il film, non penso ad agitarmi alla gara o okay, che salvo quando si inizia a fare il riscaldamento, che allora lì si inizia ad essere concentrati sull'obiettivo. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? Tempo libero, rimanere comunque all'aria aperta. Non
perché fare lo stesso attività che non siano magari legate alle singole tre discipline, ma comunque anche andare in montagna, sciare, sono un ragazzo abbastanza attivo, quindi rimane comunque fare una qualche altra attività sportiva, indipendentemente appunto sia da nuoto, bici o corsa. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi.